chi ha bambini in questi giorni deve anche fare, no, deve seguire loro nei compiti a scuola. Quindi insomma noi abbiamo la nostra tata Roberta Cavallo che ci può aiutare proprio a dare dei consigli, sentiamola. Ciao a tutti! Se in questi giorni avete difficoltà a convincere i vostri figli a studiare e a fare i compiti, possiamo inventarci insieme un percorso avventura raccogli punti. Per raggiungere questo punteggio, noi dobbiamo attraversare diverse tappe. Ogni tappa è una parte dei compiti che devo fare nel corso della giornata e delle giornate. Per esempio, diventare un genio matematico e fare i due problemi di matematica, oppure affrontare la palude dei verbi e ripassare i congiunti. E poi ho anche delle tappe di riposo, il momento del gioco, il momento del videogame, il momento della merenda, il momento del pranzo, e ci sono anche delle tappe che mi permettono addirittura di raddoppiare, di avere dei bonus, come per esempio aiutare mia sorella a studiare geografia se magari ha delle difficoltà. In questo modo ci permette di aiutare i bambini ad organizzarsi e ci aiuta anche a dargli una auto-organizzazione che possono seguire mentre noi lavoriamo. Quindi incamminiamoci nella nostra avventura e in bocca al lupo. Ciao! No, tata Roberta, noi ti amiamo, ma è bellissimo, guarda, fa veramente, cioè sono dei consigli veramente molto molto utili. È bravissima, è bravissima. Senti, è bravissima e poi è anche delizioso ascoltarla parlare, devo assolutamente dire. Poi ha creato una specie di gioco dell'oca, no? Per poter fare questo percorso con i bambini.